Ischia ha partecipato anche gli altri anni. L'anno scorso, a causa Covid, non abbiamo ricordato Giuseppe. Noi lo chiamiamo Giuseppe, vi ricordate, Marilè? Giuseppe si chiama. E niente, anche quest'anno vogliamo ricordare questo fratello, questa Luis, che non dobbiamo dimenticare. Sono tragedie, oramai successa, e non vogliamo dimenticare. E non dimentichiamo nemmeno, visto che quest'anno non abbiamo fatto la gara agonistica per i premi per Gianni e per Fabio, che sono altre tragedie, Rocchetti. Noi abbiamo inserito nella corsa per il piccolo Youssef due premi che quest'anno non ci saranno perché non c'è la gara agonistica. Il premio per Gianni Giannini, che è morto in fabbrica a 30 anni, e Fabio Merola, che è morto a Napoli, caduto dalla moto a 28 anni. E niente, che devo dire? Facciamo un applauso a Giuseppe, lo ricordiamo così. Queste magliette, noi facciamo sempre la maglietta, perché solo mettendoci la maglietta e girando con questa maglietta, non la mettete nell'armadio e non la prendete più, mettetevela ogni tanto, perché solo così il ricordo rimane, che se lo vediamo c'è, se non lo vediamo poi come se non ci fosse più nulla, ok? Ma chi corre? Antonio Pontarelli, questa iniziativa della B-Lake Run El Volturno anche quest'anno non ha voluto essere dimenticata. Come è nata? Allora, la corsa e la camminata è nata per ricordare il piccolo Giuseppe, che noi chiamiamo Giuseppe. Questa tragedia avvenuta nel 2010, il ragazzino che ha annegato nel bacino qui dietro di noi. Era andato a lavarsi le scarpe perché aveva giocato a pallone, voleva tornare a casa con le scarpe pulite, poi è caduto ed è successa questa tragedia. È nata, io lavoravo fuori, sono tornato a vivere a Rocchetta nel 2018 e ho deciso di fare qualcosa perché la tragedia era quasi dimenticata. E l'unica cosa che mi è venuta in mente, visto che facevo parte di una squadra di runner, mi è venuta in mente di fare una corsa per il piccolo Giuseppe. Lui era un amico di famiglia, i genitori erano amici di famiglia, abbiamo visto crescere il fratello grande, la sorella e anche Giuseppe. E nella manifestazione abbiamo ricordato anche, ricorderemo sempre anche altre due tragedie che sono successe qui a Rocchetta. Gianni Giannini, che è morto in fabbrica a 30 anni, e Fabio Merola, un amico di Napoli che è originario di Rocchetta, che è caduto dalla moto, aveva 28 anni ed è morto anche lui, sempre due runner del posto. La tragedia del piccolo Youssef apre sicuramente al tema più importante e più ampio, che è quello dell'integrazione, no? E come li avete visti crescere con la vostra comunità? Loro erano una famiglia che era integrata, specialmente il fratello grande che doveva essere qui con noi ma ha avuto problemi oggi. Sono venuti qui a vendere ai mercatini, i soliti mercatini. Lui era l'unico ragazzo, Luis, marocchino, vedevamo per il paese, che comprava il giornale, molto patito di calcio, quindi comprava il giornale e si era integrato benissimo. Adesso vive fuori, è andato via da qui, sta, se non sbaglio, a Monte Rotuni. Questo appuntamento può essere significativo anche per la B-Lake Run El Volturno, per una lenta ma necessaria ripresa delle attività dopo il forzato fermo dovuto alla pandemia. Sì, perché questa era una corsa agonistica, abbiamo fatto l'ultima edizione nel 2019. Non volevamo dimenticare, perché questa è una festa del ricordo di tutte le tragedie. Abbiamo preso spunto da Youssef, ma ognuno ricorda una propria tragedia. Niente, abbiamo voluto non dimenticare il fatto e la voglia di ripartire con le dovute distanze e le norme anti-Covid, però qualcosina andava fatta pure per risvegliare un po' in noi la voglia di ripartire. Quindi la posa dei fiori che tra poco faremo sotto questa targa intitolata che ricorda il piccolo Youssef vuole essere sì una carezza che mandiamo a lui idealmente, ma anche il desiderio di una ripresa che è necessaria per tutti. Assolutamente sì. Grazie.